Salve a tutti cari amici e bentornati sul canale. Se è la prima volta che sei capitato sul mio canale, ti invito ad iscriverti, tanto è gratuito. In questo video, come promesso, vi mostrerò in che modo realizzare la meccatronica per il ragno stampato in 3D. Anche il meccanismo lo stamperò sempre con la stampante 3D. Questo è il risultato dopo la stampa. In queste guide andrò ad infilare questi altri pezzi che faranno da cursore. Dove andrò a mettere una molla per bloccare le zampe del ragno. Una volta saldate tutte le molle sulla plastica, infileremo i cursori e rimarrà da fare la puleggia con il cam che farà spostare i cursori.
Ecco qui il CAM appena stampato e sarà solo da levare questo pezzo di plastica che sono i supporti, in quanto quando viene stampato questa parte si trova nel vuoto. Una volta rimossa la plastica di supporto, andrò a vedere se corrispondono le misure e si incastra alla perfezione. Che è abbastanza preciso. Thank you.
un like, commentate qui sotto e iscrivetevi al canale. Un saluto da Fede. Ciao e alla prossima.